Silvano Capra, anni 73, abito a Carzano, in piazza Municipio. Dove e in quali anni ha frequentato, ha frequentato la scuola elementare e per quanti anni? La scuola elementare a Carzano, appunto in piazza Municipio, dalla prima alla terza classe, con la maestra Maria Gabrielli, quarta e quinta con il maestro Vittoriano Fracaro. E se ricordelo, come che la si presentava sta aula, queste aule dove che aveva? Rispetto ai giorni nostri, l'era piuttosto scadente, i pavimenti di vecchia costruzione con le fessure tra una tavola e l'altra, comunque molto ampie e anche con tanta luce perché c'erano delle grosse finestre. I muri tipici di quelle zone, di quell'età, con tante carte geografiche appese e disegni degli scolari, un grosso fornello per il riscaldamento invernale. Banchi di scuola variegati, compresa la cattedra. Cos'è che aveva di particolare quei banchi? Scoloriti e differenti l'uno dall'altro. E mi diceva che aveva anche al. Oltretutto, che era ancora di vecchia costruzione, dove alloggiava il calamaio per l'inchiostro, con la penna e l'inchiostro, che già si cominciava a vedere le penne viro. Quindi Ilo non l'ha mai provato, pennino e inchiostro. No. Gallo dei ricordi particolari degli insegnanti? Riguardo agli insegnanti, la capacità, la severità, il dialogo, diciamo che la maestra l'era molto capace nell'insegnamento, molto coinvolgente nel spiegare, nel raccontare, molto severa, anche con punizioni manuali, però molto capace come insegnamento. Invece il maestro Fraccaro. Maestro Farcaro, già più moderno, però con delle caratteristiche differenti dal classico maestro, perché era molto appassionato alla scolaresca e metteva a disposizione del suo tempo anche dopo scuola per altre attività, tipo orto, tipo lavori manuali con le foglie del grano turco, e anche con l'argilla. L'attività didattica agricola cos'è che la prevedeva? Si svolgeva per tutto l'anno? No, l'attività agricola era nell'orto vero e proprio, dato in gestione dal comune, il quale si cominciava a vangare, a seminare prodotti dell'orto più che della campagna. Per quanto riguarda un po', ricordo particolare che mi ha colta prima, quello delle pastiglie. Sì, mi resta molto impresso che alla mattina, prima di iniziare la scuola, la maestra passava con un piattino, c'erano dentro delle pastiglie, sembravano caramelle rotonde, e ce le dava da mangiare. E credo siano state olio di merluzzo. E a cosa servivelo? Questo non lo so. I ve le dava e basta. Ne le dà. Penso sia per carenze tipiche della zona, non lo so, forse iodio, forse non lo so, non lo so, vitamine, non lo so. Se ricordalo magari particolare della festa degli alberi. Una in particolare. Allora, Festa degli Alberi in località Castrozza,
Esattamente sotto i tubi della centrale idroelettrica, sulla strada verso la casina. Il che tutti contenti, buche già preparate dalla forestale, col custode forestale, andiamo e piantiamo tutti gli abeti, piantarli bene con le radici in giù. Sasso messo a fianco perché doveva contenere un po' di umidità. E tutto bene, tutta la festa si svolge là, tutto bene, tutto a posto. L'ironia di questa storia è che dopo un po' di anni quel territorio non era di proprietà del comune di Carzà, bensì del comune di Teve. E durante la riclassione, se ricordano qualche La gioco? ricreazione purtroppo era il momento più bello della scuola. Nella piccola piazza, la maggior parte del gioco era Palanvelena, che era un sistema di tirarsi addosso la sta palanvelena all'uno o all'altro, il quale veniva colpito e veniva penalizzato. Dicevano la materia prima, ste palle E per ste palle darte purtroppo dove? le era a volte improvvisate anche con palle di pezza fatte in casa, e qualcuno che aveva qualche possibilità economica in più portava anche qualche pala vera e propria. Però penso che era un po' anche il momento più di amicizia tra Più bello alunni, che tra esisteva, studenti. perché più o meno tutti urlava, tutti sigava, di chi anche osservava, cioè era un po' un gioco da maschi, però che veniva coinvolto anche le femmine.